Amici, buonasera, siamo qua al Glamour Caffè di Tradate in compagnia dello chef Marco Apicella che ci cucinerà un piatto a base di tonno. Christian, il barman, accompagnerà questo piatto con qualcosa di speciale, ci racconterai dopo. Grazie Christian. Marco, a noi due, parliamo di questo piatto. Allora, questa sera proponiamo un carpaccio di tonno molto leggero con una riduzione di yogurt, dei pomodori di Pachino, degli spinaci di stagione e del sesamo nero, tutto condito con un po' di olio extravergine sardo. Perfetto. Possiamo iniziare? Vediamo. Sono curiosa. Io questo piatto l'ho già assaggiato prima in anteprima e devo dire che è delizioso. Meno male. Ma adesso voglio vedere come lo cucini. Allora. Quindi un trancetto di tonno. Sì, iniziamo a tagliare il tonno, non troppo fine, perché si deve sentire la consistenza. Coltello ben affilato. Sì. E quelli che ci sono nelle case degli italiani normalmente. Un pochettino in più. Un po' di più. Senti, poi abbiamo detto che c'è una riduzione di yogurt, degli spinaci freschi, mi sembrano, sì, non cotti. Sì. Con pomodorini pachini e i semi di sesamo. Li usi spesso i semi di sesamo nella tua cucina? Sì, li uso col tonno, li uso molto perché danno croccantezza. Poi questi sono stati tostati, quindi hanno anche un sapore un po' più intenso in particolare e danno anche una consistenza croccante. Quindi il tonno è pronto, possiamo tagliare i pomodorini. Semplicemente a metà. Preventivamente lavati, ovviamente. Ovvio. Perfetto. Mettiamo qui. Questo cos'è? Un antipasto? Un finger food? Questo è più da finger food. Nel mio ristorante lo faccio in maniera simile, però come antipasto. Quindi in un piatto con una porzione un po' più... e cambiano alcuni ingredienti. Non ce li dici? No, faremo un altro. Venite a provarlo e poi ve lo spiegherò. Mi sembra una cosa corretta. Allora, iniziamo a condire. La particolarità di questo piatto è che non uso sale, quindi lascio tutti gli ingredienti al naturale. Già il tonno è un pesce saporito, quindi non ha bisogno di altro sale? No, è al contrario, è molto delicato e non voglio sovrastare i sapori. Col sale? Sì. Senti, ho visto che questo è un olio di Sardegna. Sì. È un olio particolare, che differenza c'è rispetto agli altri oli d'oliva? Questo olio mi trovo molto bene perché è molto saporito, però ha delle note fruttate. E col tonno non sovrasta il sapore del tonno. Quindi un vero chef sa anche che olio usare, ovviamente, per la seconda del piatto. Perché sennò può rovinare il piatto. Se avrei usato sempre un olio di Sardegna, però di quelli molto intensi, avremmo sentito solo la consistenza del tonno, ma non più il sapore. Che silenzio. Che è un piatto tricolore perché è il verde degli spinaci, il rosso del pomodoro, il bianco dello yogurt, e questo è il rosso. Sinceramente io non sono patriotica, per cui la bandiera italiana la vedo comunque. Ah, il nazionalista quando si parla di cucina. Poi sono tutti ingredienti di stagione, anche se tra un po' di spinaci non saranno più di stagione, però per il momento siamo ancora in tempo. Quindi prima metti gli spinaci, poi sopra. Gli spinaci su qualche pomodorino che dà un po' di sapore e anche il colore, visto che usiamo anche un piatto nero. Quindi solo gli spinaci sono stati conditi con un filino d'olio. Anche i pomodori. Teniamo sempre un filo conduttore che tiene tutto il piatto per unire gli ingredienti, in questo caso è l'olio. Questa è una riduzione di yogurt, ci spieghi come l'hai fatta? È un segreto del mestiere? No, è una cosa semplicissima, praticamente... Perché sei uno chef sicuro? No. praticamente si lascia una notte lo yogurt
in un panno con sotto una bacinella e si lascia colare l'acqua. Quindi dopo la notte, il giorno dopo, si aggiunge sale, un po' di olio e un po' di pepe e rimani... Una sorta di yogurt greco? Sì, però è fatto con latte italiano, tutto made in Italy. Fantastico. Queste sono quenelle, giusto? Quenelle. Termine corretto. Mi guardano stupiti. Sì, ma faccio da mangiare anch'io, non a questi livelli, ma insomma. Perfetto. E per finire, i semi di sesamo. Dai un nome a questo piatto, via. Battezziamolo. È qualcosa contro il colore. Il finger tricolore. Ma questo non è un finger. Ma questo è la faccia del finger, questo. È un finger per uno che ha tanta fame. Finger dei giganti, di cui abbiamo parlato prima. Vedi che siamo riusciti a tirarli fuori ancora. Un tonno tricolore. Adesso Cristian arriva con il cocktail. Che cosa hai abbinato a questo tonno tricolore? Ho pensato di ripercorrere le note dello chef senza andare a contrastare troppo i sapori, quindi ho pensato a una rivisitazione del gin fizz con bergamotto e ginger beer, quindi sempre note fresche che non vanno a contrastare con le note fresche del piatto dello chef. Perfetto, direi che a questo punto non possiamo che augurare buon appetito e buona serata. Buona serata. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.